Ok, buongiorno, oggi è mercoledì 3 febbraio 2021, siamo a Vidorchiano, in provincia di Viterbo, siamo sotto le forre, ma da qui in sede del paese Vidorchiano, comunque sta qui sopra, e andiamo a fare il Giro dei Sassi, c'è un sentiero qui che si chiama Sentiero dei Sassi, sono tutti sassi un po' particolari, sassi squadrati, sassi bucati, poi c'è il sasso del predicatore, due sassi del predicatore. Poi la tomba Coelius, una cosa del genere, e poi tutti questi sassi di forma strana. E in più, in zona c'è sempre c'è una zona che si chiama Stone Age, sembra che siano tutti sassi dove si fa boulder, e sono sassi stupendi. Quindi noi adesso è una novità per noi andare a fare questo giro, quindi li dobbiamo cercare una alla volta, piano piano. Questo pezzo di sentiero qui l'abbiamo già fatto un mese e mezzo fa, quando abbiamo fatto la cascata del Martelluzzo. Quindi fino al castello di Corbiano il sentiero è lo stesso e nulla, vi faccio vedere le repliche del percorso. Quindi questo è il video d'inizio, il prossimo video lo faccio quando comincio a scendere dalle scalette etrusche. Infatti ci stiamo troppo lontani dalla rotta, vabbè. E siamo in 6. Augusto, Pino, Fernando, Antonella, Riccardo e cosa mi sono detto mi viene in mente? Vabbè, io. Alberto, porca idea, mi viene in mente, qui c'è una cascatella. E se andiamo più avanti, ragazzi, ciao ciao e a più dopo, via, a più dopo, più avanti. Stupendo è qua, sono tutti massi. Vedo che un sentiero passa anche qui sopra, vediamo che ci sta. Aia! Vieni a vedere qua che bello! Che spettacolo! Venite qui sopra! Proviamo a salire qui sopra. Guardate che panorama che si apre. Mamma mia che roccia! Oh. Spettacolo! Sì, roccia forata. siamo alla roccia forata. In pratica è un arco naturale, sarà naturale. Non credo scavato da qualcuno. Che spettacolo! Solo questo vale il biglietto, eh? Il biglietto di oggi, via. Guardate che bella che è. Meravigliosa. No, questa perché noi siamo andati sopra l'altra volta. Sto giro che stiamo a fare adesso non l'avevamo fatto mai, questa è la prima volta che veniamo qua. Avete visto che bello? E ce ne dovrebbe stare pure un'altra. No, ce ne dovrebbe, ce ne sta pure un'altra. Ma fra poco c'è un altro waypoint più avanti, sai che ci sta. Andiamo a sorprese oggi. Oh. Ok, guardate che bella. Spettacolare, selva di Malano. Lì c'è un bidone. Per la raccolta dell'acqua. Quindi... Ok, ragazzi, siamo dentro il buco, siamo. Dentro la roccia forata. Dentro il buco, non si può sentire. Dentro la roccia forata. Monte Forato, Pi? È vero, il Monte Forato. Ma Monte questa Forato. sarà naturale o se è scavata da qualcuno? Ma io questa, secondo me, Questa è naturale. questa è naturale. Secondo me stava in un posto dove usciva il fiume e Se è piano piano l'ha scavata, potata. dovresti mettere Pure perché sicuramente ha scalfo. È trovato tra i dei posti pezzi per belli. arrampicarsi, Antonella, va. Fermate così, Antonella, Antonella sta fermate che sembra facendo vero, eh. 8 più. Sembra vero? Sembra vero. Sembra vero, fermate che sembra vero, fermate. Siamo vicini al un po' più avanti. Altre rocce strane lungo il percorso. Qui c'è stato un crollo che hanno formato tipo una galleria. Questa è roba che usci, guarda. Sono proprio appoggiate l'una Sì. sull'altra. Una sopra l'altra ti hanno formato una grotta. Ha preso proprio la La forma. forma ha preso, chissà quanti anni è che sta con milioni di anni forse. Tutte rocce dalle forme più strane e ancora non abbiamo visto niente. Ma se qualche vai da fa, non sa quanti ne Ma voglia, se ti metti a girare, queste sono quelle che la gente trova, che trovano tutti, ma se ti cominci a buttare in mezzo a tutti questi sassi qualcosa trovi, che nessuno ha mai visto. Ok, qui abbiamo trovato, a parte il passaggio in mezzo alle rocce, qui c'è un altro buco. Chi è che va dall'altra parte con Olipio? Qui ce n'è uno qua.
Antonella? Ancora non si vede. C'è Pino, chi è? Sì. Spettacolo qua. Oh, Antonella, eccola qua. Eccola qui. Eccola qua. Perfetto. Guarda a vedere quest'altro buco di qua. C'è un altro di qua. Un altro buco. L'ho visto però questo buco. Sì, pure io l'ho visto questo qua. E poi c'è quest'altro qui. Questo più altro si è formato perché un sasso è caduto e ha formato un arco. Ok, abbiamo trovato anche una vecchia croce, chissà chi l'ha fatta questa, qualche vecchio cristiano qua intorno. Qui stampata sulla roccia proprio, più che stampata, scolpita sulla roccia. Stampata, pare un po' strano. Vabbè, noi continuiamo il nostro giretto in mezzo. Sì, infatti, perché se sta il segno rosso qualcosa ci sta, se no non ce lo facevano. C'è stata qualche grotta, qualcosa, no? Vedi, va. Che c'è sta? C'è niente? Gli avanzava una cosa, una pennellata di vernice, tipo una cosa, una mezza tagliata, insomma, io. È una tagliata questa. Mamma mia, roba, guardate qua. Forse porta qua, certo sto tubo non c'ha niente di antico però. Potrebbe che porta questi sassi da qua. Infatti, se ci troviamo qualche altro sasso bucato. Guarda che bello qua, ti è. E vai. Guarda che paredina, questa è la buldara, questa ci viene a parere, si attacca subito sulla roccia qui. Sì, ok, ti seguo. Abbiamo trovato anche quest'altra formazione rocciosa qua. È uno spettacolo, è una sorpresa dietro l'altra qui, sono tutte rocce, tutti i passaggi in mezzo alle rocce. Selva di Malano. Ma vedi che triangolo questo? Yeah, che roba. Come vedi, sembra una piramide vista da qui. Ah, proprio a piramide è fatta. C'è pure una casa qui vicino, vedi? Eh sì. Qua che ci sta. Comunque questo non so se l'ho detto, ma si chiama il sentiero dei sassi. Chissà perché. Chissà perché si chiama il sentiero dei sassi. Questa sembra la prua della nave. Bellissimo. Ok. Eh sì, abbiamo incrociato anche un'edicola sacra. Scolpita nella roccia, eccola qua. In zona c'è anche una pestarola, ma non riesco a trovarla. Era quella, dici? Ok, quella è dentro al muro lì. Come quella che sta alla stupera. Ah, è come quella. Perfetto, questa è l'edicola. Siamo sempre nella selva di Malano. Adesso andiamo alla ricerca di altre cose. Questa è un'edicola sacra. Ok, siamo arrivati sull'altare. Adesso vi faccio vedere che spettacolo, attenzione che è scivoloso, si gira qui dietro, c'è proprio un terrazzino, c'è. Stanno facendo le foto i signori, eh. Questo era un altare sacrificale? No, questo è un belvedere basso. Mentre questa qui ammazzavano, non favano, qui non c'erano gli assassini, c'erano. Lo mettevano qui, l'ammazzavano, cioè, nel frattempo questa ammazzata, cioè, guarda che panorama che c'è sta, hai visto come funzionava? Guarda, se ci guarda un po'. Guarda laggiù, vedi quella là tutta nuda, dove? Boom, una botta in capo, ce lo buttavano da sotto. E poi gli dicevano, dove sta l'amico mio? Dove sta l'amico mio? Ma che ne so, l'ultima volta ho visto che saliva qui, poi no, ho visto. Ed ecco Antonella, che sarà la vittima sacrificale oggi, Antonella. Non è possibile. Che devo campare. Quindi, no, non sei ancora a quello assaggio tu. Insomma, tu già sta storia di altre cose. Sono osservata, sai quante volte mi sono osservata così. Ok, guardate che spettacolo, che panorama. Selva di Malano. Quello laggiù è Corviano, se ne sono le case Poggee. Adesso ce ne andiamo qua solo, continuiamo il nostro giro. Allora, pure gli scalini, vedi? E dai.
Ecco qua la discesa dall'altare, l'altare sacrificale, dove venivano sacrificate le vittime. È un po' scivoloso nel scendere, ma fate attenzione. Vediamo Antonella che sta scendendo dalle scale, eccola che sbuca fuori anche Antonella. L'avevamo portata su per sacrificarla, ma l'avevamo portata su per sacrificare, dovevamo sacrificarla, ma alla fine niente. Senza niente di rotto. Ok. Abbiamo trovato un ennesimo altare, tutto lavorato. Poi qualcuno lascia la bottiglietta dell'acqua qui. È venuto qui. Vedete? Era tutto lavorato. Ok. Sempre gli etruschi. Il quadrato volutamente o è così? Sì. Era qualche cosa sacrificale pure questa, capito? Ok. Qui abbiamo trovato una tomba. E siamo anche in zona da Sasso del Predicatore. Una tomba, ci hanno messo pure la porta, come la lampada, non so. Vabbè, comunque, vedo. C'è la lampada? Sì. Tanto lo dice. Sasso del Predicatore a 79 metri, ma non credo qui, ma sulla strada che passa accanto qui e si riporta sul Sasso del Predicatore. Eh? Sasso del Predicatore, 79 metri. Infatti Riccardo. No, sì, amore, siamo a 79 metri da qua. Sì, con gli scalini. Ed eccoci qua, siamo arrivati al Sasso del Predicatore di Casoli, giusto? E qui siamo nella riserva di Casoli. Ed eccolo qua. Questo era un vecchio altare sacrificale etrusco o anche antecedente. Ah, senti Antonè, all'altare prima come vittima sacrificale te la sei cavata. Qui te puoi inventare quello che te pare, preparati perché famo gli spiedini. Sì, sei mo uno maschile. Ma dai, no, maschile no. È più benvoluto agli dei. Ed ecco Pino il Deo. Taglio dei rami secchi. Eccolo là sopra. Attenzione che è scivoloso, eh? Sì, sì. Fate finta che state a dialogare. Sì. Allora, però sì, faccia. Adesso. Ti chitaga. No, tu fai così con la mano. Guardate lì, c'è quell'altro sasso del predicatore, quello squadrato, ora ci andiamo, eh? Ho detto uno, qua, guarda là. Guarda là, sì, così, ecco, verso là, sì. Eccoci, sopra il sasso del predicatore. Adesso Riccardo sta andando verso quell'altro, ma andiamo a vedere pure quell'altro. Guarda lì che lo facciamo poco. Ok, come dici? Dico, sembra strano che sia etrusca, è fatta talmente bene. È squadrata proprio al massimo proprio, eh? Guarda che roba. Ma se riesci a salire sopra, a meno che si riesci a trovare un passo di dietro. Anche questo viene chiamato pure questo qua, il sasso del predicatore? No, due. La pietra quadra. Ah, la pietra quadra, questo chiamano il sasso del predicatore, sicuro, manco io. Comunque è squadrato perfetto proprio. Dovessi aggrappare, hai fatto la scaletta? No, mica tenga adesso. Ok, dai. Ok, masso con gradini, però porca miseria, il gradino è alto 4 metri lì, solo lì non ci possiamo salire sopra. Pure questo era un altare sacrificale allora. Ma mica detto che sono sacrificato. Vabbè, insomma. Eccola, con i gradini, 1, 2, 3, 4, purtroppo per salire sopra qui. Una volta c'era la terra e è crollata tutta e non ci sta più niente. Quindi niente, poi proviamo a passare di dietro se ci sta, ma se i gradini stanno davanti, di dietro non ci sta sicuramente niente. Mopino stanno a guardare dall'altra parte. Ok. Masso con gradini, continuano le sorprese della selva. Adesso siamo nella riserva di Casoli, comunque selva di Malano uguale.
Ok, abbiamo girato dietro il sassone con i gradini e anche qui dietro c'erano i vecchi gradini per poter salire sopra, quindi vorrei salire pure io. Devo buttare i bastoncini e poi fare attenzione perché è scivoloso una cifra, eh? Se casco non ridete sul filmino. Olì, olè, 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 olè e olè. Perfetto. Queste sono pestarole? Penso così. Ok. Siamo sopra anche a quest'altro sasso. Questo è il sasso del predicatore 2. Bis. Bis. Sì, il terzo predicatore lo troviamo a Bomarzo. Sarebbe la piramide di Bomarzo che è... Questo è un quarto della piramide di Bomarzo. La piramide di Bomarzo è enorme. Ma come mette paura a scendere la piramide di Bomarzo? Che sta così, sta, eh. Quando è scivoloso sono cavoli, eh. Dopo, secondo me dopo le piogge scendere la piramide di Bomarzo non è una cosa giusta da fare, eh. Ok ragazzuoli, ci vediamo più avanti. Ed ecco l'intrepida Antonella. Dan, 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 dan. Ma poi, oh, ma poi lo vedi fa. Hai fatto il percorso d'arrampicata? Allora è questa, a scendere da sta cordicella. Questa chi era? No, tutta chi era? La tuttatina. È brava! Alza! Venga signor Riccardo! Aspetta Antonella, fa guardare là se si passa facile, se no te rimette male. Però mi ricorda che lì è una cavolata. Sì, no, si scavalcava. Però devi uscire. C'è sta un sentierino. C'è un'uscita un po' strana. C'è un sentierino un po' strano, ma niente. Oh, ma dai, no, ma sono 3 ore stiamo aspettando qui sotto. Non diciamo parolacce che siamo in diretta, eh. In diretta no, però va a finire su YouTube. Sembra una cosa seria vista da qua sotto, eh. Eh? Sembra, sì, però. Fa un figurone. Infatti, Antonio è così. Fa un figurone. Un applauso. Un applauso facciamo a quello che ha imbrattato tutto il sentiero che ha la vernice rossa. La vernice rossa. Ah, guardate che ha fatto qui. Tutto il sentiero ha imbrattato. Guarda. Vogliamo conoscere tutto. Il campione. Sì, perché poi è stato, qual è stato 15 giorni fa non c'era niente. Sì, sì. Uno adesso a farlo. Ok. Guarda, 24,78. Allora, siamo arrivati a Vitorchiano, da dove erano partiti stamattina. Abbiamo fatto 24 km spicci in 8 ore e 45 minuti. Ci siamo fatti la selva di Malano, l'area archeologica di Corviano e siamo entrati anche nella riserva di Montecasoli. In pratica non abbiamo fatto un giro, ma un girone dantesco proprio. Antonella, come sta? Come sta lei? Insomma. Insomma, ha detto che scrocchiano le anche. Sì. Vabbè, bene o male. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a termine anche questo giro e porca miseria, guardate questo video perché è troppo bello. È solo... Siamo andati alla ricerca di tutti i sassi più strani della selva di Malano e della riserva di Montecasoli. Poi siamo passati per Corviano, ma non ho ripreso niente lì perché c'è già un video mio su Corviano. E vabbè, vi saluto e se becchiamo alla prossima...